Altra tappa del nostro viaggio, un viaggio lungo 10 edizioni nel corso delle quali racconteremo l'esperienza della nocciola biologica calabrese. Come nostra abitudine iniziamo con uno sguardo d'insieme. Guardiamo alle nocciole in Italia, al loro nome e soprattutto a quelle che sono le caratteristiche. Insomma, inquadriamo il contesto. Il nome scientifico è quello di Corylus avellana, deriva dal greco koris, e cioè elmo, riferendosi alla forma del guscio, ma nei fatti la nocciola è una realtà tipicamente italiana. La specificazione avellana deriva infatti da Avella, città della Campania famosa fin dall'antichità come luogo d'elezione delle nocciole. Una lunga storia dunque che ha portato l'Italia a produrre nocciole qualitativamente apprezzate ed utili all'organismo. Le nocciole sono infatti tra gli alimenti più ricchi di vitamina E, antiossidante, acido folico o vitamina B9, micronutriente fondamentale per la sintesi e il metabolismo di DNA, RNA e amminoacidi, nonché per la salute delle donne in gravidanza. Sono anche in grado di abbassare il livello di colesterolo cattivo e sali minerali come potassio, magnesio e fosforo sono alleati del benessere delle ossa. L'alto contenuto in fibre poi aiuta a controllare il peso grazie al senso di sazietà. L'Italia vanta oggi molte varietà di nocciola, quelle a marchio DOP e IGP, come la tonda gentile romana, la tonda di Giffoni o la famosa tonda gentile delle Langhe. E poi la tonda di Avellino, la camponica, la mortarella, la nocciola San Giovanni, la riccia di Talanico. Tre, le varietà siciliane. Infine, ovviamente la nostra, la tonda di Calabria, le cui caratteristiche la rendono tra le prime per qualità. Nella precedente edizione ci eravamo occupati del no detto dai produttori di Cardinale Torre di Ruggero alla Ferrero, alla ricerca di un difficile equilibrio qui in Calabria tra il tema della quantità ed il rispetto rigoroso della qualità delle nocciole. Il prossimo servizio si occupa sempre di questo tema, tra colture intensive e storie di resistenza. Proviamo a capire di cosa si tratta. Anni all'interno del sistema agricolo ed agroalimentare italiano si è posto con forza il tema delle coltivazioni intensive. Si tratta di una prospettiva che ha riguardato ad esempio il comparto olivicolo. Nella produzione di olio l'Italia è infatti un player mondiale, ma con numeri fortemente distanziati dalla Spagna, che ha da tempo scelto di puntare sulle coltivazioni intensive. Il nostro paese, da questo punto di vista, è da tempo alla ricerca di un possibile equilibrio, soprattutto nel sud Italia, dove per stare sempre alla produzione olivicola, le cultivar presenti, se per un verso garantiscono assoluta qualità, per l'altro hanno una resa produttiva nemmeno lontanamente paragonabile a quella spagnola.
senza considerare poi il fatto che la riconversione determinerebbe effetti visibili e significativi sul paesaggio. Queste considerazioni possono essere direttamente traslate alla filiera corilicola nazionale, dove soprattutto su input di alcuni progetti nazionali si ragiona su come e quanto aumentare la produzione di nocciole, a fronte di una domanda di mercato che è in costante crescita. I fatti e le esperienze ci dicono che le monocolture intensive determinano seri rischi non solo per la qualità del prodotto, ma anche e soprattutto per l'ambiente ed il paesaggio. Una delle situazioni più a rischio, tanto da essere inserita anche nell'Atlante dei conflitti ambientali, è rappresentata dalla Tuscia, in particolare la zona compresa tra il lago di Vico e quello di Bolsena, dove la corilicoltura, cresciuta a dismisura negli ultimi anni, ha stravolto il paesaggio. In molti, tra l'altro, denunciano come le acque del lago di Vico siano state compromesse a causa dell'uso massiccio di fertilizzanti e fitofarmaci chimici nelle numerose aree coltivate a nocciole e che confinano con il lago. Va da sé che il pericolo non è legato specificamente alla produzione di nocciole, ma riguarda invece la dinamica delle monocolture intensive e di quei rischi fitosanitari come la cimice asiatica che richiedono interventi di contrasto prolungati ed aggressivi. Ed ecco perché la produzione biologica è sempre di più indicata come necessità, ma anche come scelta strategica. Ed ecco perché a livello nazionale il percorso in atto tra Cardinale e Torre di Ruggero viene indicato come esempio virtuoso di sostenibilità e di una corilicoltura fattore determinante per un armonico sviluppo territoriale. L'equilibrio tra quantità e qualità dunque non caratterizza solo la filiera corilicola, appartiene a tanti altri settori della produzione agricola ed agroalimentare calabrese e nazionale, come per esempio abbiamo visto nel servizio la produzione olivicola. Noi andiamo avanti, lo avete sentito evocato più volte nel corso di questi nostri primi due appuntamenti con il magazine dedicato alla nocciola biologica calabrese. Il tema è quello del consorzio, del fare rete, della capacità che c'è stata a Cardinale Torre di Ruggero di mettersi insieme e guardare con fiducia ad un possibile sviluppo economico e dunque ad un possibile futuro. Siamo riusciti finalmente a creare un consorzio, vedendo che in questo territorio si stava perdendo questa cultivar. Noi partiamo da una storia della nocciola in Calabria. Negli anni passati, tra gli anni 60 e 70, avevamo una vecchia cooperativa che si chiamava la cooperativa della Cinalbruca, che aveva 150 soci e c'erano 700 ettari di nocciolette tra Cardinale, Torre di Ruggero e Simbario. Man a mano, negli anni, si è persa un po' la cultura. Quindi ci siamo riuniti un po' di agricoltori, giovani e qualcuno meno giovane, e abbiamo costituito questo consorzio nel marzo del 2008. Quindi siamo a 10 anni del consorzio. Che cosa ha fatto questo consorzio? Prima di tutto ha riunito tutti i piccoli agricoltori, l'ha messo insieme, ed è riuscito a portare avanti un'agricoltura innovativa. Siamo riusciti a creare un magazzino di stoccaggio, abbiamo fatto passare da un momento che era la raccolta manuale a una raccolta meccanizzata. Siamo riusciti ad avere anche la possibilità di fare, prima si asciugavano le nocciole sui solai delle case, al sole, all'esterno, a portare anche delle macchine, degli essiccatoi per asciugare queste nocciole. Quindi il consorzio ha portato un po' di innovazione a questa cultivar. Produttori che si mettono assieme guardano con fiducia e speranza al futuro. Naturalmente è una scelta dettata dalla passione che li caratterizza. Perché crederci? Una passione che riguarda i produttori e riguarda anche le istituzioni locali.
perché crederci? Intanto perché comunque siamo appassionati, o forse perché essendo contadini siamo testa tosta, testa dura, e quindi amiamo la campagna, ci crediamo, vogliamo crederci, e il resto poi è se speri sempre nell'anno successivo. Però c'è da dire una cosa: noi che abbiamo deciso di vivere in questi paesi, almeno io e parecchi come me, e quindi che non vogliono abbandonare il loro paese natio, ovviamente ci devono credere, non si devono scoraggiare, perché comunque le annate particolari ci sono sempre state e ci saranno, il resto poi sarà il tempo, sarà galantuomo. Noi speriamo bene, ovviamente, poi si vedrà. Allora, io parto dal presupposto che la nocciola è il nostro prodotto identitario, un prodotto che identifica tutto il territorio, non solo Cardinale ma anche il vicino comune di Torre. Per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la mia amministrazione, ci siamo attivati immediatamente per far sì che questo nostro prodotto tipico rientrasse al centro dell'attenzione della nostra vita amministrativa, e quindi noi abbiamo presentato immediatamente un progetto nell'ambito del bando Borghi presso la Regione Calabria da 1,5 milioni di euro, nel quale la nocciola è al centro del progetto proprio. Sicuramente i centri interni, diciamo, hanno sofferto molto di più rispetto agli altri il calo demografico degli ultimi anni e la mancanza delle nascite. Consideri che il mio paese nel 1984-85 faceva oltre 5.000 abitanti, adesso siamo circa 2.000. Quindi capisce bene che si è più che dimezzato, le problematiche aumentano perché lo spopolamento continua in maniera dilagante, quindi dobbiamo cercare di richiamare gente qua. Secondo me bisogna investire molto di più nell'agricoltura e nel turismo, che sono i due assi portanti che potrebbero permetterci di risalire nuovamente la china, potrebbero permetterci di ripopolare anche i nostri paesi, e quindi noi ci stiamo impegnando da questo punto di vista. Per questo dicevo, la nocciola, che è il nostro prodotto tipico, deve essere al centro della nostra attenzione. Siamo all'ultima pagina di questo nostro magazine sulla nocciola biologica calabrese, ed è un'ultima pagina che ci racconta quanto sia complicato e difficile a volte far sì che alle parole seguano i fatti. Quanto sia complicato e difficile mantenere in vita una filiera corilicola che, per esempio, come nel caso che vedremo, richiede non solo tanta passione ma anche e soprattutto tanto lavoro. Il tema è quello della raccolta manuale, perché a volte il territorio non consente la meccanizzazione, perché a volte la modernità non può venire in aiuto, ed allora c'è bisogno di lavoro, di passione, e soprattutto c'è bisogno di crederci. Thank you.
Nel lungo racconto destinato a narrare il percorso che tra Cardinale e Torre di Ruggero ha consentito la rinascita di una produzione agricola ed agroalimentare di qualità, abbiamo documentato dall'inizio e per intero una passione, e quella degli imprenditori agricoli che tra immani difficoltà hanno scelto non solo di resistere ma di immaginare e realizzare un credibile progetto di sviluppo. La nocciola tonda di Calabria è esattamente questo, un prodotto identitario ed indiscussa qualità, attorno al quale un contesto territoriale sta lentamente progettando il proprio futuro. A terra ci sono i frutti di un anno di lavoro, di cura ed attenzione, un momento che rende visibile quanto e come occorra crederci. Iniziamo dall'aspetto forse più complicato, e cioè la raccolta manuale imposta dalla conformazione dei terreni. Si fa manualmente perché dove non è possibile farlo con le macchine, nel senso dove ci sono terreni scoscesi. Ovviamente la raccolta manuale incide molto di più rispetto a quella meccanica. Diciamo che siamo quasi al doppio delle spese. Premesso che la raccolta incide come spese di lavorazione tra il 40 e il 50%, è quella che incide maggiormente. Quindi lascio immaginare quanto possa incidere di più quella manuale. Però ci sono condizioni in cui è quasi impossibile intervenire con le macchine. Bisognerebbe fare un lavoro di terrazzamento e con tutto ciò che ne consegue per poter meccanizzare la cosa. Però poi rischi di avere più erosione sul terreno, quindi quando si va a cambiare ciò che madre natura ha fatto, ci dobbiamo assumere anche i rischi e i pericoli, insomma, di fare un lavoro del genere. Cioè è fattibile ovviamente, ma con spese enormi per le aziende, quindi tendiamo ad raccogliere ancora manualmente. Quello della raccolta manuale è dunque un lavoro decisamente faticoso. In alcune zone non se ne può fare a meno ed incide sui tempi e sui costi. Sì, a livello di lavoro è, tra virgolette, passatemi il termine, un lavoraggio, perché rimanere in quelle condizioni per parecchie ore al giorno o inginocchiarsi è pesante. A livello di costi pure, perché comunque ovviamente soprattutto di tempistica, oltre che di costi rispetto alle macchine. Noi abbiamo la macchina che tu hai ben documentato, che riesce a fare da 2-3 ettari al giorno. Per fare 2-3 ettari al giorno, diciamo, facciamo l'esempio su 2 ettari, vuoi mediamente 50 giornate lavorative, cioè 50 persone. Quindi lascio immaginare la tempistica, oltre al problema ovviamente che è difficile trovare la manodopera perché è un lavoro pesante, come avevo detto precedentemente, è una questione di velocità, di tempistica, perché quando, spesso e volentieri succede, ci troviamo in un settembre piovoso, tu devi cercare di portare il prodotto all'interno e asciugarlo prima possibile. Quindi la velocità della macchina in questo caso è fondamentale ed è qualcosa di eccezionale. Cardinale, nelle more del percorso di innovazione e meccanizzazione, persistono le antiche usanze, con case ed edifici progettati sin dall'inizio anche per le nocciole. Allora, una volta raccolto ovviamente usiamo dei sacchi e poi vengono portate su dei solai, un piano superiore, perché deve essere un punto asciutto e ventilato. Poi vengono stesi e vanno rimossi almeno ogni 2-3 giorni, dipende dall'altezza delle nocciole, dalla quantità. Dopodiché si asciugano, e questo è un passaggio fondamentale. È fondamentale perché le nocciole appena cadono, anche se non piove, sono verdi. Verdi significa che hanno un 13-14% di umidità. La nocciola si conserva bene al 6% di umidità, quindi bisogna portarla a quella umidità che serve per, ovviamente, per mettere la conservazione. Portata a quello stato, la nocciola non ha grossi problemi, riesce anche a mantenere lo stato ottimale almeno per 2 anni. È tutto per oggi, mi fermo qui, appuntamento alla prossima edizione del nostro magazine che, lo ricordiamo, è dedicato al racconto di questa straordinaria esperienza tra Cardinale e Torre di Ruggero, la nocciola biologica calabrese.